L'anno scorso e quest'anno il fatto che il pubblico non sia presente. La Targa Fuori è una grande festa di popolo, è una grande festa della Sicilia, oltre che un grande evento sportivo, e quindi diciamo, siamo dispiaciuti e proprio per questo stiamo potenziando a dismisura tutto quello che sarà possibile per poter far seguire il pubblico da casa e come se fosse accanto a noi. Nonostante questo è una grande e straordinaria edizione, un'edizione dai grandi numeri, quasi 200 vetture in partenza, una edizione che ha attirato l'attenzione del Hyundai Motorsport, che è un team che fa il campionato mondiale proprio per testare nelle nostre difficili strade le loro vetture in attesa del prossimo appuntamento mondiale. Un auspicio, questo speriamo che ci faccia trovare pronti a un eventuale appuntamento. Io lo dico da tempo, se ci dovesse essere l'opportunità di portare il mondiale a Palermo, noi ci faremo trovare pronti. Sarà una gara molto difficile perché la Power Stage appunto è sui tornantini Scafani Bagni, che è un percorso molto tecnico e molto complicato, per cui se lo ricordano dalla vecchia Targa Florio i piloti che l'hanno trascorsa, per cui questa è una veramente una chicca che abbiamo potuto riprendere grazie alla sistemazione delle strade limitrofe. Da 10 anni vogliamo farla, però le strade erano impraticabili. E poi ci sono le 3 super classiche con chilometraggio ridotto a causa delle modalità di contrasto al Covid, però sono la prova Tribune, che va da Floriopoli a Cerda, la super classica prova Targa, che è il cuore della vecchia Targa Florio che porta fino a Caltavuturo, e poi la Scillato Polizzi, che è una gara, una prova nuova che si fa da qualche anno e che però è stata molto gradita dai piloti perché hanno possono diciamo alternare dei tratti veloci a dei tratti molto complicati con curve, per cui anche questa è una prova molto gradita. Per quest'anno la situazione è questa, siamo sportivi, per primi dobbiamo dare l'esempio e quindi rispettiamo le modalità Covid, ma facciamo la Targa Florio in sicurezza. La Targa Florio ha dimostrato, lo diceva prima il vicepresidente della regione, di non fermarsi mai nonostante l'evento pandemico abbia fermato i più grandi eventi sportivi del mondo. Anche la Renault ha scelto la Targa Florio per far debuttare una delle macchine più attese, la Clio Rally 4. Perché tutta questa attenzione nei confronti della Targa? Ma la Renault ha scelto secondo noi la Targa Florio proprio perché con un tracciato così complesso e così vario il test di una nuova vettura può senz'altro risultare diciamo più efficace. Poi l'ha affidata a Paolo Andreucci, che noi consideriamo un siciliano, 10 volte ha vinto la Targa Florio, 11 volte campione italiano, quindi questo va da sé che è un punto in più. Già le prove della nuova Renault sono in atto da ieri, i test sul Corleonese già stanno prendendo i primi risultati e certamente la partecipazione alla gara di Andreucci col team ufficiale Renault sarà una indicazione importante su come lo sviluppo di queste vetture nuove possa essere fatto anche sulle nostre strade.